Michele versus Fedez è un'intervista che ho adorato, ritengo la migliore intervista che abbia mai visto nel campo musicale e tutto questo lo dobbiamo a Michele Di Stefano, frontman e capo editore di S Magazine, che ha creato qualcosa di unico nel panorama delle interviste, perlomeno nel campo musicale, dove non c'era un asservito all'artista. Ma c'era uno che esprimeva le sue opinioni, i suoi principi, la sua morale, la sua etica, attraverso l'intervista che in realtà era uno scontro col suo ospite, Fedez. Ed è un'intervista che secondo me è un capolavoro che rimarrà assolutamente nella storia. E non potete negare che Michele sia stato molto bravo nel creare questo momento pazzesco di sincerità nel campo della musica. Perché l'intervista, se avete aperto questo video, sapete già che cos'è, ve la siete vista e ve la siete vista tutta. E ovviamente non poteva esserci questa grande intervista tra due parti avverse e che lo facevano sentire che erano avverse senza anche un grandissimo intervistato come Fedez. E credo che l'intervista poi alla fine, al netto dell'immagine che ha restituito ognuno dei due, sia stata un toccasana per entrambi. È l'intervista più vista in assoluto di S Magazine e Fedez ha fatto una figura così bella che deve solo ringraziare Michele di quello che gli ha fatto. Detto questo, però, la gente ha voluto commentare tantissimo la performance dei due contendenti, Michele e Fedez, che si odiavano per vicende pregresse, ma secondo me in pochi hanno cercato di tirar fuori qualcosa di interessante dagli spunti dei loro battibecchi. E allora, siccome io sono del Limello, sono il piccione, non mi interessa fare l'analisi di chi ha vinto e chi ha perso, mi interessa più appunto cercare di portare un punto di vista un pochino diverso sulle cose quando vedo che a quel punto di vista ce l'ho solo io. E allora vi dico cosa mi è piaciuto tantissimo sull'intervista. L'intervista c'è stato il momento migliore, sicuramente quello che riguardava la commissione tra arte e marketing, a cui Fedez ha dato una risposta impeccabile. Io ho aggiunto in un altro video che sono perfettamente d'accordo, in quanto ditemi perché il marketing dovrebbe essere un qualcosa che va a danneggiare l'arte. Allora, se io fossi un artista che vuole vivere della sua arte o che ha semplicemente il piacere che quella cosa che volevo dire, che volevo esprimere, sia ascoltata da altri, ma cosa c'entra il marketing se io lo faccio? Come fa a danneggiare il mio impeto artistico? Questa è la domanda che vorrei porre. Chissà se Fedez saprebbe dare una risposta a questo o Michele sapesse dare una risposta a questo. Cioè, nel senso, io sono artista, faccio l'arte che voglio io, col mio metodo, col mio processo, con i miei valori, con tutto quello che vogliamo. Il mio impulso creativo esce fuori da me, è realizzato, e cosa c'è di male poi nel venderlo? Tanto io quell'impulso l'ho creato senza la parte del marketing. Il marketing che gli faccio sopra dopo può essere fatto per esaltare forse quell'impeto artistico, può essere fatto semplicemente per venderlo, semplicemente per farlo conoscere, per dargli un pubblico, e quindi quello è stato secondo me lo spunto più interessante. Ma ce n'è un altro di spunto che ho colto solo dopo aver visto l'ultima puntata di Muschio Selvaggio, dove viene intervistato Gabriele Muccino. Nel caso non l'aveste visto, guardatelo, perché c'è un momento, c'è una cosa su cui concorda l'artista Muccino e l'artista Fedez, ognuno venendo da due esperienze diverse, su come Muccino dice una cosa interessante: un film che non è stato visto da nessuno, è come se non fosse mai esistito, come se non fosse stato mai visto, e racconta la sua esperienza con la Major della Columbia, permise a Muccino di realizzare e poi ovviamente distribuire La ricerca della felicità con Will Smith, che è un filmone pazzesco. E racconta Muccino di come la Columbia, per promuovere questo film, praticamente creò i focus group, si utilizzano anche nelle campagne di comunicazione politica,
per testare i messaggi di un candidato, di un partito, di una campagna, e praticamente loro vedevano come ad un certo punto, dal trailer che era basato molto sulla figura di Will Smith, padre del bambino, piacesse molto alle donne ma poco agli uomini, e vedendo questa mancanza, ad un certo punto la Columbia ha detto: ok, cerchiamo di raggiungere gli uomini, e cambiarono il trailer, soprattutto con una storia di rivalsa sociale, di successo, di uomo che arriva al successo partendo dal nulla. E praticamente Muccino racconta che lui vedeva che di settimana in settimana, andando a toccare le giuste corde, il film, le curve delle donne e degli uomini salivano e si incrociavano sempre di più, facendo poi raggiungere al film il successo. Cosa è cambiato? Cioè, Muccino ha fatto il film che doveva fare, dopo è toccato addirittura un altro reparto promuoverlo. Muccino ha fatto quello che doveva fare e che voleva fare e quello che voleva raccontare. Probabilmente anche Will Smith e probabilmente anche lo sceneggiatore, probabilmente c'è stata una collaborazione artistica tra di loro. Un altro reparto si è occupato soltanto di trovare il pubblico per quella cosa. Come mi spiegate esattamente come questa parte va a influire su quell'altra? Se fatta bene, l'arte, l'impulso artistico, emotivo, barra quello che volevano dire gli artisti è stato realizzato. Ci può essere solo il problema di non trovare le persone giuste che possano apprezzare quel messaggio, quell'arte. E alla fine ho trovato anche un bias di conferma, perché mi capita molto spesso, soprattutto sul secondo canale, quando parlo di cinema, fumetto, musica, ogni tanto mi capita di parlare di queste cose. Quando utilizzo la parola capolavoro, io lo definisco sempre come qualcosa. Il capolavoro è quell'esperienza in un campo che ridefinisce un po' il canone, cioè da quel punto si mette un punto che c'è stato fino a quel momento e si va a capo, il capolavoro. Perché probabilmente quell'intuizione, quella novità, quella rielaborazione, nel corso del tempo segnerà altri artisti che lo citeranno, se ne ispireranno, e quindi può essere capolavoro un range di film maggiore di quelli che magari vengono definiti come capolavoro, come eccezionale in tutto, no? E Muccino appunto faceva riferimento al fatto che un film, se visto da pochi, non esiste. Allora, nell'intervista di Michele fa una domanda a Fedez e gli dice, lì Fedez sbaglia secondo me, dice: Fede, ma tu credi che la tua musica rimarrà nel tempo? E Fedez risponde di no. Mi permetto di dissentire con Fedez perché credo che lui abbia interpretato la domanda come voleva fosse interpretata, cioè come voleva, come Michele voleva che Fedez interpretasse la domanda. Cioè, pensi che la tua musica sia così egregia che tra 100 anni, 200 anni, 300 anni rimarrà? La risposta di Fedez con il suo no è stato, secondo me, un modo di difendersi da eventuali, come possiamo dire, ribattute di Michele, no? Magari anche Fedez, sinceramente, pensa che quella musica non rimarrà in eterno perché il disco di Sumano, ha alcune tracce che sono molto collegate al tempo che è adesso e quindi potrebbero risultare in futuro poco comprensibili, cambiare contesto, insomma. Però non sono d'accordo, sapete perché? Perché la musica di Fedez e di Sumano, anche grazie a questa intervista, rimarranno nella storia. Perché un numero impressionante di persone hanno ascoltato il disco, hanno avuto esperienza col disco anche attraverso questa intervista, e fin quando questo numero enorme di persone sarà in vita, questo disco rimarrà nella storia. E probabilmente ci sarà qualche genitore, qualche padre che, ricordando i tempi in cui io, no, quando io facevo ancora i video su YouTube,
che ne facevo pochi perché avevo mollato da 3 anni, eccetera, eccetera. Successe questa cosa, guardatela. Se tu vuoi vedere come non si conduce un'intervista faziosa, guardati questa cosa qui e là, c'è disumano. Ah, fammi andare a vedere perché come è tanto male sto disumano. Ci sarà sempre un ritorno a questo disco in futuro, ma lo potete vedere anche con quello che è successo, ad esempio, no? Fedez durante l'intervista cita ciò che successe a Caneda per dire che cosa non gli era piaciuta di un determinato momento in cui collaborava con altri artisti, da cui se ne allontanò per questa vicenda di Caneda. Andate a vedere il video dove c'è questo Caneda, il video che cita Fedez di 10 anni fa. Ora ci sono delle persone che hanno scritto lì sotto: chi è sotto questo video per aver ascoltato l'intervista di Fedez 10 anni dopo? E chi lo sa tra 10 anni, se succederà qualche cosa che citerà Fedez o questa intervista perché ci sarà una similitudine, o tra 20-30 anni e qualcuno andrà sotto il video di Fedez a dire, di questa intervista, e dirà: ah, o sotto la canzone proprio dove viene dissato Di Chele, chi è qui per questo evento? Sì, la musica di Fedez rimarrà a lungo perché un numero enorme di persone hanno tanti ricordi legati a questo disco disumano, come Fedez che con la Michelin sul palco di Sanremo si emoziona, come il video super forte di quando Fedez viene praticamente picchiato, bullizzato, ucciso, eccetera, eccetera. Ci ricorderemo di Orietta Berti e del suo ritorno sulle scene con una veste tutta particolare, della collaborazione con Achille Lauro. Il disco di Fedez rimarrà, perché quando tra 100 anni sul palco di Sanremo celebreranno in qualche modo, che ne so, gli artisti come Orietta Berti, eccetera, eccetera, io dirò: ma lo sai che Orietta Berti, questa qui, ha fatto pure il disco Fedez, vatti a sentire quella canzone lì. La musica di Fedez rimarrà a lungo, molto più a lungo di probabilmente Marracash e Gué Pequeno, che non hanno segnato col loro disco e con la loro musica questo periodo storico, se non per una nicchia. Invece, come dice il grandissimo Muccino, più un film, in poche parole, viene visto, più esiste. E Fedez è riuscito a raggiungere una marea di persone con il suo disco, grazie al suo marketing, grazie alle sue attività di promozione, grazie alle opportunità che ha avuto di poter collaborare e calcare dei palchi. Gué Pequeno e Marracash, come ci ricordiamo? Perché facevamo 2 visite su Spotify, e perché Gué Pequeno, no, quell'altro, Marracash, si è lasciato con la fidanzata proprio mentre usciva il disco e l'ha messo comunque in copertina. Sì, potrebbe essere anche questa una storiella da ricordare, ma sicuramente ci sono più brani di questo album di Fedez Disumano che io per qualche motivo ricarderò, come il pezzo con Un giorno in pretura, dove si fanno anche dei riferimenti alla storia di oggi che io sto vivendo da contemporaneo, dove tra l'altro il video è fatto da un artista vignettista veramente, veramente importante come Vauro, che sicuramente nel corso del tempo sarà ricordato. Mi ricorderò di Orietta Berti e Achille Lauro, mi ricorderò del pezzo con la Michelin, del video, mi ricordo tutto. E io il mio ricordo lo trasferirò quando ce ne sarà occasione, o anche soltanto perché è un album che in qualche modo mi ha segnato. Io la musica l'ascolto alla radio, e mi ricordo di alcuni pezzi perché magari li ho ballati in estate, perché era la musica sottofondo quando qualche fortunata veniva da me, limonata o cose così. Ma Fedez è stato un grande. Fedez, ci dovevi però rispondere: sì, caro Di Chele, la mia musica rimarrà. E comunque, se tu pensi che non è così, peccato che nessuno di noi due ha il titolo per decretare se la mia musica rimarrà, perché c'è solo un giudice che lo decide questa cosa qui, ed è il tempo. Un saluto a tutti quanti che mi seguite. Dell'Imello, il piccione, sempre pronto lì a cagare sulla scacchiera, a ribaltarla e a dire scacco, anche se la scacchiera non c'è più. Un saluto a tutti voi. Al prossimo video. Iscrivetevi. Ah, fatemi un favore, se no, disiscrivetevi se non vi interessano i video. Però se vi interessano, clic, campanella, tutte le cazzate. Pure se siete iscritti, disiscrivetevi o riscrivetevi. Così, fa
C'ho un calo di 5.000 iscritti, no, di 6.000 iscritti negli ultimi 3 anni, cioè da quando ho mollato. Fate, riattivate un po' le vostre cose. Ciao a tutti.